uno dei momenti, una delle serate, uno dei giorni più belli della mia vita. Il Year One è anche un po' come se fosse mio, perché proprio ci tengo da morire che diventi ufficiale, che Wallace abbia i suoi meriti, proprio di diritto lui merita il successo, perché Year One è un grandissimo capolavoro. Voi non avete idea di che cosa io ho provato quando è entrato Stallone. È stata una cosa surreale. Non riuscivo a credere ai miei occhi perché io Stallone l'ho sempre visto attraverso uno schermo. E vederlo davanti a me, che è esattamente come nello schermo, di presenza ha molto più fascino perché. Considerate che io l'ho visto come si comporta lui nella vita di tutti i giorni, cioè mentre parla con le persone, mentre mangia, cioè non stava ammazzando nessuno, non stava facendo il pugile, non si stava allenando, era come un po' come nelle interviste, è così. Cioè, io sono eterosessuale, ma veramente un uomo di grande fascino. È veramente buono, cioè, a 75 anni arrivare in queste condizioni è assurdo. È stato veramente bello. Poi per quanto riguarda la missione. L'adrenalina mi stava ammazzando, l'agitazione, l'ansia. Ma questo anche da stamattina, perché è come dire l'ansia da prestazione, e quindi ero proprio molto molto agitato, non ero lucido. Quando ho cominciato a capire un po' come mi chiamo, ho cominciato a osservare un po' la situazione. Ragazzi, siamo a cavallo, devo dire una cosa veloce perché sono Domenico mi ammazza, mi sono allontanato per voi. Mi sono fatto amico uno della security, glielo do a lui più tardi, mi fa sapere lui quando e glielo fa avere lui. Ragazzi, missione compiuta, pacco consegnato, il libro l'ho consegnato. Thank you, Sly.